vincerà questo o questo? La risposta sembra scontata. La lettura su schermo soppianterà presto la lettura su carta, ma il braccio di ferro potrebbe essere un po' più lungo e faticoso del previsto. Molti segnali dalle zone del mondo più digitalizzate sembrano indicare che la resistenza di Gutenberg è accanita. In Giappone il 61% della popolazione non ha interesse a comprare ebook. Negli Stati Uniti, dove uno su tre possiede un tablet, la vendita dei libri elettronici si è assestata al 15% del mercato. In Inghilterra, due screenager su tre dicono di preferire il libro di carta. E un articolo del popolare Scientific American ha appena elencato tutte le cose che il libro di carta sa ancora fare meglio di quello di Braille. In Italia, la riscossa dei gutenbergiani va a riaccendere le polemiche sull'avvento dei libri di testo digitali a scuola. Una rivoluzione prevista inizialmente per quest'anno, poi rinviata tra il sollievo degli editori e i malumori dei tecnoentusiasti. Correzione di rotta opportuna oppure la solita conferma dell'arretratezza tecnologica nazionale? Sta di fatto che è ancora molto presto per affermare quando, per parafrasare Victor Hugo, questo soppianterà questo.